Io credo che non possiamo essere certi che quest'opera sarà realizzata. Rischia effettivamente di rimanere un'opera incompiuta così com'è, ma avete chiesto lumi al sindaco De Maio? Rischia di rimanere un'opera incompiuta, credo che rischi anche di generare una responsabilità erariale perché sono stati cominciati dei lavori che poi hanno dei costi diversi, ma per ritardi dell'amministrazione. I lavori stanno proseguendo, un progetto che è stato adeguato e attualizzato per rendere ancora più funzionale la rotatoria, ragion per cui siamo in attesa chiaramente di vedere ancora gli sviluppi di questo progetto. I lavori stanno procedendo e il progetto è stato adeguato. Con queste parole il sindaco di Nocera Inferiore risponde ai dubbi sollevati dall'opposizione che aveva chiesto chiarimenti sullo stato dei lavori per la costruzione della maxi rotatoria di Via Azzori all'uscita del casello autostradale A3. Uno stop al cantiere che aveva insospettito alcuni consiglieri di opposizione, tra questi Giovanni D'Alessandro, che aveva anche denunciato la mancanza di denaro rispetto al finanziamento iniziale e ai costi di costruzione lievitati negli ultimi anni. Il primo cittadino definisce la polemica fuori dal mondo e ribadisce che i lavori sono stati temporaneamente sospesi per effettuare verifiche per la possibile presenza di ordigni bellici sul cantiere. Credo che sia fuori dal mondo una polemica del genere, alla luce di un lavoro, di una contrattualizzazione che è partita subito dopo il nostro insediamento, un lavoro che è iniziato ed è sotto gli occhi di tutti e poi è evidente che c'è stata la circostanza della verifica degli ordigni bellici e dopo le valutazioni tecniche che ci hanno consentito, facendo i dovuti scongiuri, di tenere dentro anche il pino che chiaramente ha inciso sia sulla quota dello stesso parcheggio che sulla linea dell'impianto di raccolta delle acque.